Forse non tutti sanno che nei primi anni 30 del secolo scorso alcuni colleghi di Niels Bohr amavano andare al cinema a vedere dei film di gangster o film western e alcune volte riuscivano a convincere Bohr ad andare allo spettacolo con loro. Ora, una volta, al termine della proiezione di un western, chiesero curiosi a Bohr se la pellicola fosse stata di suo gradimento. Erano curiosi perché i commenti del grande fisico danese, che, come sicuramente saprete, ha contribuito a fondare la teoria quantistica, erano sempre particolarmente succulenti perché non mancava mai di inserire nelle sue osservazioni critiche delle considerazioni che avevano a che fare con la sua ricerca. E così, posta la domanda, quella volta Bohr rispose pressappoco così: "Devo dire che lo spettacolo non mi è piaciuto, era troppo improbabile. La fuga del furfante con la ragazza, beh sì, era logica, è così in effetti che accade solitamente, ma che il ponte sia crollato al passaggio della loro carrozza, questo è davvero molto improbabile. Ma ok, lo accetto volentieri. Che l'eroina poi sia rimasta sospesa su un abisso tra cielo e terra è ancora meno probabile, ma va bene, accetto anche questo e accetto persino che esattamente in quel momento il suo salvatore passi proprio da quelle parti con il suo cavallo. Ma che in quel momento ci sia anche un tizio, proprio lì, con in mano una cinepresa a riprendere tutta la scena, beh, lo ammetto, questo è più di quanto io sia disposto a credere." Grazie per l'ascolto.